Si è conclusa da poco l'edizione 2022-2023 del percorso di formazione manageriale per middle manager per le BCC del gruppo Cassa Centrale, a cui ha partecipato Antonio Massandrea, esponente della banca Montepruno. I middle manager di alcune BCC hanno trascorso insieme 15 giornate nella splendida cornice di Villa Bortolazzi per sviluppare aspetti psicodinamici del ruolo, metacompetenze relazionali, comunicative, decisionali e di gestione negoziata delle differenze. La Banca Montepruno condivide il principio fondamentale di supportare con la formazione i manager del gruppo. È stato un percorso interessante, importante e ricco di contenuti. Importante soprattutto perché ci ha dato l'occasione di confrontarci con colleghi, ma anche con docenti di altissima qualità, portandoci un po' quella che è una vera e propria a casa, quella che è proprio una cassetta degli attrezzi per poter utilizzare quotidianamente nelle nostre realtà tanti strumenti, tante cose che possono essere utilissime per il nostro quotidiano. È bello anche sottolineare come questo percorso manageriale si inserisce in un contesto che è il gruppo bancario e la formazione del gruppo bancario. Per noi è stata la prima opportunità di confronto, anche venendo fuori da un periodo particolare come quello del Covid, per poter approfondire, per poter provare insieme a discutere di tematiche che delle volte la quotidianità ci porta a non trattare. E difatti le soluzioni che ci sono state messe a disposizione, i concetti, tante piccole cose che possono sicuramente innalzare il livello qualitativo delle nostre persone, delle nostre professionalità, ma questo servirà sicuramente per innalzare anche l'azione della nostra banca e poi di pari passo anche avere effetti positivi su quello che è tutto il gruppo bancario. Il gruppo bancario ha sicuramente bisogno delle banche, ma il gruppo bancario ha bisogno soprattutto di uomini e donne, manager e non solo, che sappiano interpretare quello che è un ruolo diverso oggi del nostro mestiere, bensì utilizzare tutti quelli che sono gli strumenti anche per analizzare piccoli processi, piccoli comportamenti, piccole azioni che possono sicuramente aumentare il valore complessivo.